Novena alla Madonna di Lourdes. Ottavo giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo. Per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Nostra Signora di Lourdes, sostegno materno di tutta la Chiesa, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, proteggi il nostro Papa e il nostro Vescovo. Benedici tutto il clero e in modo particolare i sacerdoti che ti fanno conoscere e amare. Ricordati di tutti i sacerdoti defunti che ci hanno trasmesso la vita dell'anima. Proposito: far celebrare una messa per le anime del purgatorio e comunicarsi con questa intenzione. Preghiera a Nostra Signora di Lourdes. Maria, Nostra Signora di Lourdes, che la tua bellezza e il tuo sorriso rinfranchi il nostro cuore, che il tuo appello alla penitenza ci trovi disponibili e generosi, che le nostre comunità camminino con decisione nella sequela di Cristo e si appoggino senza dubbi sulla fede di Pietro. Che la manifestazione del tuo nome, Immacolata Concezione, ci faccia sperare nell'innocenza ritrovata e desiderare la santità. Che la luce della Pasqua, accesa al termine della prossima Quaresima, ravvivi in noi la fiamma della carità. O Maria, Regina della Pace, volgi il tuo sguardo sui popoli vittime di guerra. O Maria, Salus Infirmorum, concedi ai malati la forza e la speranza. O Maria, che hai vissuto la povertà, aiuta per mezzo nostro i più diseredati. O Maria, Madre della Chiesa, ti preghiamo affinché con te ognuno sappia dire sì agli appelli di Dio. O Maria, Madre di Dio, portaci a cantare il Magnificat perché il regno di Dio si è aperto. Recitiamo insieme una decina del rosario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Santa Bernadette, prega per noi. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. L'incensiere d'oro vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video e vi ricorda sempre di ricordarmi nelle vostre preghiere. Io pregherò per voi. Grazie.